Non possiamo soltanto dire brave ai vigili del fuoco quando rischiando la loro vita salvano la vita di tante persone nel nostro paese. Sono dei veri eroi. Bisogna ricordarselo anche quando è il momento di rinnovare il contratto, quando è il momento di fare assunzioni, quando è il momento di investire sulla sicurezza anche di questi lavoratori. Quindi io spero davvero che il governo e il Parlamento ascoltino queste voci e provvedano per cambiare la finanziaria e assegnare a questo corpo importante per tutto il nostro Paese le risorse adeguate per essere pagati in modo dignitoso, per essere tutelati meglio a partire dalla salute e soprattutto perché gli venga riconosciuto il ruolo importantissimo che ogni giorno a rischio della loro vita svolgono per tutto il Paese. Penso che noi siamo svantaggiati, facciamo un lavoro importantissimo in Italia, soccorso pubblico, terremoti, alluvioni e purtroppo da anni che non ci pagano il dovuto. Quello che ci spetta. La nostra vita, il nostro lavoro evidentemente valgono meno di quelli di un collega della polizia. Questa cosa non è più possibile. Abbiamo bisogno di organici, abbiamo bisogno di da parte del governo, abbiamo bisogno di automezzi. E siamo qui unitariamente, CGL, CISL, UIL, Vigili del Fuoco e la CONFSAL che si è unita a noi per rappresentare le esigenze dei Vigili del Fuoco. In particolare la questione prioritaria è quella salariale. Noi rivendichiamo lo stesso trattamento retributivo e previdenziale che hanno il resto degli operatori della sicurezza. Poi naturalmente abbiamo un problema di malattie professionali, quindi rivendichiamo l'assicurazione INAIL, oltre le risorse necessarie per garantire un contratto degno di questo nome, anche l'organico sufficiente per garantire a tutti i cittadini di questo paese un servizio adeguato.